Oggi ci occupiamo di pensioni. Quota 100, la norma voluta dalla Lega nel governo Conte 1, sembra avere i mesi contati. Vediamo perché. Quota 100 era un correttivo importante per quanto riguarda la riforma Fornero, la legge Fornero che così tanto ha fatto discutere. Quota 100 però sparirà con il 31 dicembre del 2021. Quando in Italia il debito pubblico tende ad andare fuori controllo, c'è sempre la tentazione di mettere mano alle pensioni. Ma qual è il futuro dei nostri lavoratori? Quando andremo in pensione? Quota 100, qual è il suo destino? La riforma Fornero, che correttivi ancora avrà? Per saperne di più, siamo venuti questa mattina alla CISL di Sondrio. Quota 100 è stato uno strumento in più che ha dato maggior libertà ai lavoratori di scegliere qual era l'opzione migliore per loro rispetto all'uscita in pensione. Come strumento, dire che probabilmente non ha riscosso la PIL che si immaginava il governo, credo che siano avanzate risorse sul tema, perché i numeri che erano partiti con un po' più enfasi nel 2018, cioè a fine 18, quindi dal 19 in poi, hanno visto nel 2020, almeno dal mio punto di vista non complessivo, particolare, però non irrilevante, un calo di presentazione di queste domande. I numeri, avevamo detto? Ma diciamo che io dal mio punto di vista, rispetto ai numeri, diciamo che avevo fatto poco più di 200 domande, 210 domande nel 2019 e non sono arrivato a 160 domande nel 2020, quindi un calo di quasi il 25% delle richieste complessive. Se devo fare l'analisi al contrario, devo dire che nel 2020 sono cresciute di un 20% le domande dei lavoratori pubblici rispetto al 19, mentre sono calate di quasi il 40% le domande dei lavoratori privati. Dopo quota 100, quale può essere il futuro? Diciamo che quota 100 lascerà degli strascichi, nel senso che i soggetti che avevano maturato il requisito per quota 100 durante il corso di questi 3 anni avranno la possibilità di utilizzarlo anche in futuro. Quindi alla fine del 2021 non ci sarà più la possibilità di maturare i requisiti di quota 100 durante l'anno 22, diciamo, ma fino a fine 21 chi li matura potrebbe esercitarli anche in tempi successivi. Un'ultima riflessione, in Italia quando il debito pubblico è fuori controllo c'è un po' la tentazione di mettere sempre le mani alle pensioni e fare delle riforme, come è stata l'ultimo caso la riforma Fornero. Ecco, non è un po' un sistema di scaricare sempre sui lavoratori? Al di là di tutte le critiche che si possono fare per i modi e per il momento in cui è stata fatta la riforma Fornero delle pensioni, sapevate, eravamo a un baratro, davanti a un baratro, e davanti a un baratro purtroppo si vanno a prendere i soldi dove si trovano, dove si devono andare a cercare, è più complicato, e quindi si è scelta drammaticamente questa strada. Però nella sua temporanea iniquità, il pregio di una riforma come la riforma Fornero è la programmazione, è veramente una riforma, cioè legando le regole e i requisiti pensionistici ha un'aspettativa di vita. In ogni caso, io oggi sono già in grado di dire, a meno di cambi dell'aspettativa di vita, e purtroppo oggi il tema non vorrei che fosse da rivedere verso il basso causa la pandemia, dal punto di vista pratico io sono in grado di dire a una persona oggi quando andrà in pensione fra 15 anni,